25 anni fa è stata la prima competizione in Italia dedicata esclusivamente alle Barlady professioniste e dopo 5 anni di assenza, per festeggiare questo importante anniversario, Lady Drink Italia torna l'11 aprile 2022 all'Hotel Corallo di Riccione sotto la direzione artistica di Danilo Bellucci. Le iscrizioni sono aperte fino al 18 febbraio. Se amate i gatti e vi piacerebbe lavorare in un locale pieno dei vostri amici, tenete presente il format dei Cat Café, sbarcato da qualche anno anche in Europa, Italia compresa. Il concept divide pubblico e operatori, ma funziona. Per rispettare le norme in fatto di igiene è importante isolare cucina e bancone dagli ambienti frequentati dai felini e per scoraggiare l'ingresso a chi è solo curioso si può imporre la consumazione obbligatoria e un limite di tempo massimo al tavolo, come fa il Crazy Cat Café di Milano, tra i primi in Italia. Oltre ad attrarre gli amanti dei mici e assicurare coccole e fusa gratis, spesso questi locali propongono innovative formule gastronomiche, culturali e di ospitalità. Emblema della miscelazione Tiki, il Mai Tai è un drink decisamente potente. Nella lista IBA dal 2011 pare sia stato ideato nel 1944 da Trader Vic nel suo ristorante in stile polinesiano a Auckland, ma divenne popolare grazie al film Blue Hawaii con Elvis Presley. Si prepara con tecnica shake and strain con ghiaccio, meglio se tritato, 30 ml di rum giamaicano, 30 ml di rum agricole di Martinique, 15 ml di orange curaçao, 30 ml di succo di lime e 7,5 ml di sciroppo di orzata. Roberto Galliano lo guarnisce con menta e un peel d'arancia e lo serve in un tumbler basso. La ricetta IBA prevede anche uno spicchio di ananas e l'utilizzo dell'highball.